Buongiorno ragazzuoli, bentornati. Bella raga, grande. Bentornati in un nuovo video. Oggi siamo a dir poco frizzanti, elettrici e gasati perché è arrivata la Thule Tepui Futil, che è il nuovo, nuovissimo modellino di Thule per questa stagione estiva e quindi anche primavera-estate 2021. Noi chiaramente l'avevamo già vista aperta e studiata nei dettagli un po' più tecnici e quant'altro, quindi conosciamo il prodotto, ma non l'avevamo mai visto impacchettato e non avevamo mai ancora fatto un bel unboxing. Per cui ci andiamo a studiare per bene questa Futil. Yes. Potete già intuire dallo scatolone che questa tenda qui ha un design veramente particolare, insolito, nuovo. Si è già vinta una competizione come prodotto outdoor più innovativo del 2021 nella sua categoria, chiaramente, quindi tutto il settore outdoor. Travel cover, quindi sicuramente all'interno ci sarà la scocca da viaggio morbida, nera ignoranza, Nera, nera bella, di ignoranza. è un tessuto, È un non è tessuto, PVC. non è più PVC, ma è in tessuto. All'interno è plastificato PVC, nera, Bella. nera strong. Scaletta, che è una classica telescopica di Thule, quindi qua rimaniamo nel suo standard. Uno scatolone per la paleria, almeno sta comoda. Allora, Eccala. già su altri video avevo detto che sono un amante delle basi nere, Vero? la base nera c'è. C'è, rimasta. Varie istruzioni, vari adesivi di garanzia, qualità, sicurezza, ecc. Vediamo subito, come vi dicevo, la forma, perché infatti questa è la sua forma da chiusa. Poi andiamo a dare bene le dimensioni quando la vediamo montata su Caronte, ma questo modello qui Thule l'ha fatto per lasciare spazio sul portapacchi anche per l'installazione di kayak, mountain bike, surf, bici e quello che sia. Quindi La classica tenda veramente tecnica adatta a sportivi soprattutto, ma anche a chi ha bisogno di carico ulteriore sul tetto, insomma. esattamente. Massima resa con il minimo dell'impegno, perché la Futil è già pronta. Nel senso che non vanno installate le guide, ma già le troviamo agganciate di loro. Chiaramente questo è un tipo di tenda che non si può scegliere da che parte dirigere l'apertura, perché non si può fare, dato che questo è il senso di questa tenda qui, e quindi è già tutta pronta. Qua vediamo i ganci della scaletta, perché la scaletta è metti e togli, quindi va. Non va installata permanentemente, ma va messa all'occorrenza quando si deve aprire. Ah, i colori, io ci vado matta. Io ci vado matta con questi colori qui. Abbiamo un verde agave, che è un verde non classico, verde oliva, quindi abbiamo già cambiato un po' la colorazione, tule, e un sovrattelo stronghissimo nero. Quindi a noi piacciono molto questi colori. Abbiamo qui tutto il suo kit, quindi chiavetta come sempre e sistemi di aggancio, blocchi in acciaio, bulloni, viti e quant'altro, quindi tutto molto easy come tutto il resto delle Tepui. Cambio location come per magia. Siamo ragazzi al camping Rio Verde, è un po' un posto del cuore, da dove nascono le nostre passioni per il campeggio, l'aria aperta, il verde,
è un campeggio che è qui il vicino lavoro. Il lavoro è un campeggio che è qui insomma vicino a Sigillo, sempre nella fascia, quindi molto vicino da noi. Posto bellissimo, immerso nel verde con gli animali che cantano, è pace pazzesca, bellissimo. Sono ammessi anche animali? Sono ammessi anche animali, molto volentieri. Va bene, andiamo a noi. Cani, come al solito andiamo a dare i numeri, perché lo facciamo spesso noi. Scaletta che arriva oltre i 2,20 metri, quindi dovrebbe essere proprio perfettamente... Andiamo a prendere il metro. Completamente aperta, ha un'estensione di 2,70 metri, quindi veramente una bella sberla di scaletta. Visto perché siamo in tema di metri e ormai ci abbiamo preso gusto, andiamo a misurarla. 2,10 di lunghezza, di altezza siamo quasi 23 centimetri, 66 centimetri di larghezza. Ora, noi abbiamo lasciato da stanotte i cuscini all'interno, quindi sicuramente un po' di spessore più che altro nella zona laterale la faranno anche un po' i cuscini, però insomma centimetro più centimetro meno siamo lì. Let's open! Prima di tutto le cinghie di chiusura esterne, classiche, poi la cerniera. Voglio un po' dirlo, sicuramente aprire e settare questo tipo di tenda sopra un furgone è anche più complicato rispetto ad averla su un veicolo basso, eh? Giusto? Ale. Sganciamo le altre cinghie interne di chiusura. È il momento della scala. Molto figo l'aggancio della scaletta, perché con un pistoncino si va a beccare il foro e voilà, e si aggancia la scala. Quindi è togli e metti e bella ancorata alla base della tenda. E adesso apriamo tutto. Sei bello, bene, andiamo a aprire ora il tutto, vi porto all'interno. Posso dire che la caratteristica principale della Futil è piccolo. È piccolo, ma perché la paneria interna va assettata, nel senso che è telescopica, quindi tre pali, chiaramente tre per lato, che andranno a fare l'altezza della struttura, vanno allungati. Perché hanno scelto questo modo qui? Perché chiaramente solo in questo modo Thule poteva garantire una compattezza tale di tutta la tenda quando chiusa. Quindi andiamo. Allora, prima i laterali, quindi partiamo da 1 e si fa salire. Ok, deve fare proprio un click e prende il primo buco. Andiamo al secondo. Primo buco e poi il centrale. Ok. Ora dall'altra parte. Messa così è proprio un casino, eh? 1. Laterale 2. 1 e centrale. Già comincia a prendere forma, ma non finisce qua, perché bisogna fare un altro giro di clicker. E 1 e 2. Questo
forza un pochino, quindi significa che andiamo a fare il giro anche sull'altro, così il telo comincia ad assestarsi per bene e riusciamo a dare la giusta estensione a tutto quanto. Uno e due. Il procedimento del settaggio dei pali può risultare un po' ostico, diciamo, nelle prime occasioni, ma un consiglio che posso dare è quello di seguire le cuciture, ok? Quindi se vedete, questa è la parte centrale e il palo deve stare in mezzo, questa è la parte laterale e il palo deve stare centrato tra le due e uguale lo stesso lato. Questo vi dà un po' il senso di come deve formarsi la tenda. Questo è il palo centrale che fa tutto, diciamo, la lunghezza della tenda, e questo può aiutarvi un po' nell'impostare tutto l'interno della struttura. Quindi, che dimensioni ha la futille da aperta? 2,13 x 119 x 101. Falla vedere da dentro l'altezza interna con il metro. Quindi dalla parte centrale, che è il palo, fino a giù, siamo a quasi, sì, 94-95 centimetri interni. Di nuovo con il metro in mano, perché oggi ci piace così, andiamo a fare le dimensioni interne di sonno. Quindi abbiamo di lunghezza di materasso 203 quasi di lunghezza per 117 di larghezza di materasso. È fondamentalmente una due adulti, quindi una capienza standard da due. Noi ci abbiamo dormito con i soliti cagnolini, che sono pur sempre piccoli, però comunque non ci siamo dati fastidio. E due zainetti. Quello infatti sicuramente posto per tenere all'interno roba di questo tipo, come zaini, borse eccetera, ce n'è. Continuando un po' con l'interno, il materasso che troviamo è un memory foam, quindi a livello di densità e a livello di composizione del materasso, Tool sceglie sempre di rimanere lì. Dov'è che è cambiato? Sul colore della fodera. In generale, per gli altri modelli di Tool abbiamo un colore che è un verdino, un verde scuro, mentre in questo caso è un colore chiaro, un grigio chiaro. Se riuscite a notare bene il colore, mi sembro quelli di CSI con la luce quella per il sangue. Continuiamo con gli interni, con i tessuti. Anna, sei d'accordo con me se dico che probabilmente è uno dei tessuti più ignoranti che io ho mai visto? Io non so se rende l'idea qua del... ma sembrano quelle giacche con le fodere proprio scocche, antineve, non lo so, è veramente veramente strong. Tutto siliconato intorno alle cuciture, quindi materiali paurosi. Sì, sicuramente molta 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 cura nel mantenere l'interno del tutto isolato dagli agenti atmosferici. Tra l'altro, per questo modello qui Tool ha deciso anche di far uscire una copertura interna che è tutto uno strato foderato con cui rivestire l'interno della tenda, e serve da isolante nei mesi ancora più freddi. Sì, ma quando hai veramente le giornate strong, perché cioè comunque già con una tenda così ci passi una giornata tranquilla, un fine settimana tranquillo in inverno. Oh, certo, sì. Cioè, se stai in mezzo alla montagna con neve, magari hai bisogno di una copertura interna, un cappottino interno di quella maniera. In più. La paleria è internamente rivestita, anche nella parte inferiore qui dove si trovano i ganci, quindi il perno dei tre pali, che si richiude tutto con lo strap. Quindi un'ottima attenzione ai dettagli, devo dire. Se vogliamo andare ancora nei dettagli, le tasche interne che sono migliorate a livello estetico, ne abbiamo due da questo lato e due dall'altro, con la rete e belle ampie, quindi molta comodità all'interno. Allora, la cosa che noi ci andiamo matti, le finestre panoramiche
I tetti. Sono tetti, esatto. Non sono finestre, sono tetti. Guardate l'ampiezza. Noi stanotte abbiamo dormito praticamente fuori, nel senso che erano tutti e due aperti con la zanzariera e ti danno una luce, una ventilazione pazzesca, quindi molto molto grandi, che fanno quasi tutta la lunghezza. Guardate anche della la tenda, raga, la cucitura stessa, sì, tutta interamente rivestita di silicone, quindi per evitare che entri goccioline di acqua quando piove. Ovviamente adesso c'è il sovrattelo nero sopra, ma immaginate quello che è stare qui sotto la sera, sotto le stelle. Veramente top queste finestre. Vai, nel mentre Anna assetta tutta la paleria intorno per sorreggere il sovrattelo, io vi faccio vedere un po' lo spazio che prende. Vedete, non esce nemmeno tantissimo dal bordo del veicolo, quindi questo permette anche di giocarsela bene in tanti luoghi. Anzi, facendola scorrere ancora più all'interno del veicolo, quasi che scompare, insomma. Quindi bella storia. Sicuramente è una tenda un po' più macchinosa rispetto alle altre, perché la forma e il design è proprio quello per cui nasce, la rende un po' più macchinosa naturalmente. Però è il classico compromesso che nella vita bisogna sempre scendere a patti. Finita di montare tutta quanta, eccola. Anna è stata bravissima come sempre, si presenta così, la Thule Tepui Futil. Forme veramente insolite, col suo sovrattelo spiovente. Anna, parere? Parere è sicuramente un po' come abbiamo anticipato, non è una tenda dalle classiche forme, anzi oserei quasi dire, eliminerei il quasi, che è forse l'unica nel mercato che ha questo tipo di forme qui. Per chi è questo modello di tenda? È una tenda che vedo molto molto bene sopra una station wagon, sopra una Jeep, sopra tutti quei veicoli che, ripeto, hanno bisogno di caricare ancora e non si possono permettere di avere un tetto completamente pieno. È una tenda molto adatta ai giovani sicuramente, è una tenda dinamica, è una tenda strong, quindi da usare anche per le brutte stagioni. Per adesso, tanto rispetto da parte mia. Come tutti i prodotti Thule, trovate sempre tutto quanto nel nostro sito energymotion.store. Thule Tepui Futil ci accompagnerà per tutta l'estate, la sfrutteremo bene bene, la sdereneremo bene bene fino a che non dirà pietà. Bella, spero che il video vi sia come sempre piaciuto, che possa avere trasmesso delle informazioni utili. E se fosse così, iscrivetevi al canale, pollicione all'insù e bella raga, yeah! Ciao!